La mappa, la prima mappa è Altare Tal'Darim. E si parte! Si parte! Improvvisamente si parte! Quando meno te lo aspetti! Jill contro Cloud in questo fantastico show match di fine serata. È un best of three. Uno show match tra due giocatori, probabilmente i migliori in Italia in questo momento. Nell'angolo in alto a destra. Uno dei due finalisti di domani sera. L'ho già presentato numerose volte, il clan Inferno, Infegil. Devo risparmiare la voce per domani sera, ma nell'altro angolo. Probabilmente il giocatore con più popolarità del nostro paese italiano. Vive in Germania, gioca a StarCraft di lavoro. Il clan Alternate Attacks ATN Cloud. Allora, ragazzi, dovete indovinare prima della fine di questo game chi è il vincitore. Andate a scriverlo su Gamers Legacy, su Vasacast. E chi indovinerà vincerà la penna con il block notes. Capito? Andate, scrivete, dovete scriverlo prima della fine del primo game. Chi è il vincitore tra Jill? Mi devo mettere su occupato. Qualcuno dice devi commentare anche te. No, Guzzo ha detto che non commenta. Ok, non mi ha detto io. Tanto andiamo a vedere quello che succede, torniamo seri, comunque per vincere la penna e Trapano dovete andare su Vasacast, su Gamers Legacy, sulle loro pagine Facebook e scrivere chi sarà il vincitore di questo Best of 3 tra Jill e Cloud. Guardiamo che Jill probabilmente, non probabilmente, certamente va a posizionare immediatamente il suo secondo Nexus, ovviamente, e per chi non li conoscesse, il giocatore sulla destra è Cloud. Qui posizionato, guardate com'è bello, e sulla sinistra abbiamo Jill. I due giocatori si sono scontrati anche al VCS a Napoli. Il vincitore tra i due, il risultato essere Jill. Vediamo se saprà ripetersi anche in questo caso. Vediamo che Cloud sembra voler iniziare, no, deve essere una partenza aggressiva, invece va a piazzare anche il giocatore terra nel suo secondo centro di comando. Inizieranno adesso le fasi di scout. Jill aveva già iniziato, adesso arriva anche Cloud che va a scoutare con estrema perfezione quelle che sono le intenzioni del giocatore del clan Inferno, Jill. D'altra parte Cloud che per motivi di tornei aveva dovuto rinunciare a poter continuare a giocare le sue partite di questo Gamers Legacy Championship Summer. Tanto c'è anche un po' di lag, molto strano, non c'era mai vista ancora la lag in questi giorni. Probabilmente il mio PC, che è tipo 2 mesi e non viene riavviato, inizia a soffrire un po'. Mentre questo Marine, come esce, si porta a casa anche la prima kill. Io inizio un po' a laggare. Inizia anche questa lag, ma ve lo dico io cos'è la lag. È Guzzo che sta in chat. Guzzo sta in chat e lagga. Io l'ho visto che Guzzo sta in chat, sai? E ora vedi? Riparte la musichina. Tanto stranissima la partenza di Gille che solamente adesso va a posizionare il suo centro cibernetico, addirittura dopo la forgia. Mette questo cannone per salvaguardarsi da eventuali bunker rush o qualsivoglia altra mossa. Mentre dall'altra parte andiamo a vedere anche il numero degli estrattori. Sono 28 per il giocatore Protoss, 22 per il giocatore Terran. Andiamo a vedere anche le APM dei due, sono ben sopra le 100, quelle di Cloud 72 per Jill. Va a prendere anche il gas Cloud, dall'altra parte ben due gli assimilatori da parte del giocatore Protoss. Adesso io lo so, adesso lo so che ora non succederà nulla, non succederà nulla per 10 minuti in questo game perché stanno macrando come se non ci fosse un domani. Adesso arriva il secondo ed il terzo portale da parte di Jill. Io sono concentratissimo nel cercare di non perdermi niente di quello che succede in questa partita. Finalmente
partite, Guzzo, e mette tutte le sue musichette. Entrambi i giocatori hanno un'ottima macre in questo caso. E vediamo che adesso Gille però rischia di perdere questo persecutore. Vediamo quello che riuscirà a vedere. Cloud ha un buon numero di marine, sono ben 13. Ma Gille sembra avere un alto numero di probe. In questo momento sono 31 gli estrattori di Gille contro solo 33 di Cloud, che però si sta muovendo molto minaccioso con tantissimi, con un alto numero di marine. Vediamo che vengono scoutati ottimamente da parte di Gille con questo Stalker. Uno showmatch di altissimo livello per noi. Vediamo i marine di Cloud che tengono il controllo della Xel'Naga. Adesso iniziano a muoversi e inseguire il povero Stalker di Gille, che dall'altra parte, andiamo a vedere l'ordine di produzione, sta mettendo in costruzione già 15 il Concilio del Crepuscolo. Aiuto, ho rischiato di perdere il microfono, e non è mai bello se si perde il microfono. Arriva anche il primo Marauder da parte di Cloud, una torretta lancia missili, probabilmente si insospettisce anche paura di qualche DT, mentre in produzione arriva il primo Observer. Concilio del Crepuscolo ormai quasi terminato da parte di Gille, vediamo cosa deciderà di ricercare. Primo upgrade già quasi terminato, quello dell'1 alla corazza per il giocatore Protoss. Un'ottima macro da parte dei due player, 53 gli estrattori per Gille, 45 per Cloud. Continuano entrambi a prendere moltissime risorse, guardate quanti sono gli SCV, sono veramente tanti da parte di entrambi i giocatori. Ottima la saturazione delle basi da parte di Cloud, ma altrettanto ottima è quella di Gille. Sono veramente tanti gli estrattori. Adesso Gille inizia a rompere le rocce distruggibili, ci aspettano quindi altri 10 minuti dove non succederà assolutamente niente. Siamo molto felici e contenti di tutto ciò. La ricerca, la carica degli zeloti, che aumenta il loro tasso di omosessualità, è risaputo. E intanto Gille si prende tranquillamente visione, ma adesso perderà questo Observer che trova la torretta lanciamissili nel suo percorso. Si inizia a vedere l'avanzamento di Cloud. Cloud inizia ad avanzare, ci sono anche due medivac, e in questa mappa potrebbero fare la differenza queste medivac di Cloud. Continua ad avanzare Cloud, prende questa bruttissimo feedback sulle medivac Cloud. Avanza ancora Cloud, cerca di tenere il campo Gille, avanza Cloud, guardate come ballano le unità dei player, avanti e indietro, stanno facendo avanti e indietro. Adesso probabilmente sarà costretto ad annullarlo Gille. Avanza ancora e l'annulla, riesce ad annullarla Gille in maniera ottimale, ma Cloud sta prendendo un buon vantaggio di economia. 57 estrattori a 59, 57 a 59, probabilmente Gille adesso sa che sta per arrivare un drop, perché con l'Observer non riesce a vedere niente, e arriva, si sta avvicinando Cloud, guardate quante sono queste medivac, sono veramente tante, in questo momento Gille sembra essere completamente fuori posizione con il suo esercito, 139 a 107, sta subendo ottime, gravissime perdite Gille in questo momento. Cloud sta... E arriva il GG, e di fatti arriva il GG, Cloud 1, Gille 0 in questo showmatch tra questi due fantastici player. Qualcuno sembra abbia detto che il game laggava, molto strano perché non abbiamo cambiato niente nelle impostazioni. Un po' d'acqua, musichetta di attesa mentre verrà creato il secondo game tra i due.